Gela Vergoni, capitano di questa Graficonsul San Mariano, che trova la forza per reagire e fa sua gara 2. Con quale aspetto avete voltato la partita? Hai detto bene, con la forza e tanta, tanta costanza, tanta perseveranza nel lottare su ogni pallone. Abbiamo visto che a un certo punto della set loro forse fisicamente hanno mollato un po' più di noi. Noi paghiamo forse che siamo un po' più loro sono un po' più giovani, io meno, ma la tigna va sempre contraddistinto. Per cui siamo riusciti a vincere contro la favoritissima dell'anno, che si è classificata prima con tanti punti di differenza dalla seconda, però anche loro sono umane. Può cambiare qualcosa adesso nell'aspetto mentale di questo duello? Dopo questa vittoria? Io conosco le mie ragazze, so che mentalmente ora sono molto più forti, perché dopo la sconfitta di Pontefelcino, nonostante l'abbiamo lottata molto bene anche giù, erano un po' demotivate. Oggi abbiamo ritrovato la forza, abbiamo trovato, forse abbiamo visto più che altro che possiamo vincere anche noi, semplicemente mettendo pochi errori e ecco appunto tanta tigna. E da non dimenticare che in questa settimana vi siete potute allenare a ranghi ridotte, perché una bella parte dei giovani erano impegnate nelle finali nazionali e quindi una difficoltà in più. Esatto, con questo ci facciamo i conti dall'inizio dell'anno, perché comunque essendo ecco, tutte giovani, tranne la sottoscritta, tutte partecipano a campionati di under, per cui ci sono sempre partite infrasettimanali, gente che va via, per cui siamo sempre poche agli allenamenti, però va bene uguale. E adesso si va a Pontefelcino con quale spirito? Di vincere, perlomeno provarci.